il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. I tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono occasione per dimostrare questa passione. Secondo le ultime indiscrezioni giocheranno con il 3-4-3. Fabio, un calcio propositivo è questione di mentalità prima ancora che di moduli. Però è vero che il sistema che rispecchia meglio una filosofia di gioco votata all'attacco è il 3-4-3. Si prefigge un calcio in cui si cerca il risultato attraverso il gioco. Tenta di produrre spettacolo attraverso il coinvolgimento di tutti. Se hai le giuste qualità, i gol fioccheranno. Partiti. Radu. Lucas. Decide di allargare il gioco. Bell'anticipo, pericolo sventato. Hanno già riconquistato palla. Milinkovic-Savic. Fares. La mette in area. Allontana la minaccia. Fares raccoglie un passaggio dal... Pronto al tiro! Rete! Bellissimo il gol al volo! Un colpo di classe assoluta! Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Zegelar. Roberto Pereira. Samir. De Paul. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Francesco Acerbi. Luis Alberto. Cerca la profondità. Fares. Pallone lungo in verticale. De Paul. Decidono di giocarla all'indietro. La Lazio si porta avanti. Non poteva sperare in una partenza migliore. Sono in vantaggio, ma la gara è ancora lunga. Ora devono fare attenzione alla reazione rabbiosa degli avversari, che cercheranno sicuramente di riaprire la partita. La mette in mezzo. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Lucas recupera un pallone importante. Si stanno tenendo il possesso, ma non riescono a creare veramente nulla. Scodella in avanti. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Prova il cambio di gioco. Milinkovic-Savic. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale, già un gol.
e così siamo evidentemente sull'1-0. La mette sulla fascia. Correa tenta l'affondo sulla destra. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Lungo passaggio in avanti. Immobile è l'autore del fallo. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. L'estremo difensore la calcia lunga. Correa. Immobile. Immobile. Splendida reazione del portiere. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Provano a ripartire da dietro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone dentro. Palla del portiere, ha bloccato senza problemi. Fares, autore di un assist oggi. Apertura di gioco sul fronte opposto. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi. Per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli inserimenti. Non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile. È vero, Luca, sono d'accordissimo con te, bisogna cambiare qualcosa. Radu. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La Lazio a calcio di punizione. Luis Alberto. Prodezza assoluta. Una giocata perfetta. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Lazio può gestire un comodo vantaggio di due reti. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Larsen. De Paul. Ottimo il fraseggio. Cerca la profondità. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Perde il duello fisico con l'avversario. Calcio di punizione per l'Udinese. Se la cava la difesa, allontana la palla. Roberto Pereira. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Le squadre stanno tirando il fiato. Come giudichi il loro primo tempo? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. L'azione è già ripresa. Zegelar. Continua ad avanzare verso l'area. La mette al centro.
Lucas. Lancio lungo del portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Samir. C'è la palla lunga in avanti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. De Paul. Nuitink. Larsen. Appoggia il pallone largo con eleganza. Prova a verticalizzare. Opportunità di ripartire. Immobile. Correa. Ecco Immobile. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Luis Alberto, autore di una rete in questa partita. Due gol, sono due reti a dividere le squadre in campo. Larsen. Palla in avanti verso il compagno. Oh, Kaká. 15 minuti nel secondo tempo. Può colpire. Correa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Gioca con un pallone lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Scodella in avanti. Roberto Pereira. De Paul. Prova con la palla lunga. Oh, Kaká! Lazzari. Decidono di giocarla all'indietro. Pallone lungo in verticale. Cerca l'uomo là davanti. De Paul. Numero. Calcio di punizione per l'Udinese. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. De Paul. Palla allontanata senza troppi complimenti. Immobile. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Grandissimo. Ottimo intervento. De Paul. Grande parata di Stracoscia. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Milinkovic-Savic. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Fa sportellate con il suo marcatore. È in posizione per il cross. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Qui sembra quasi che vogliano andare in porta col pallone. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lucas.
La Lazio è ancora in vantaggio per 2-0 e non manca molto alla fine. Ecco Dulofeu, la mette sulla sinistra, intercetta il passaggio, pericolo. Nuitink con l'intercetto, palla che torna nella zona del portiere. Vuole il lancio filtrante. L'Udinese sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. C'è l'opportunità per il contropiede. Lucas. Marusic. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. E invece la tua analisi di questa